Mister, il suo Trani non muore mai, grande rimonta, soprattutto una partita giocata sui nervi. Sì, è stata una di quelle gare che poi si ricordano perché abbiamo dato tutto quello che avevamo. Loro hanno iniziato benissimo, ci hanno chiuso tutti gli spazi, hanno trovato, insomma, la partita li stava girando anche bene perché hanno trovato il gol, quindi si sono chiusi ancora di più. Noi il primo tempo non siamo stati lucidi, non siamo riusciti a trovare le distanze, abbiamo faticato, ma voglio dire, ancora per l'ennesima volta su questo campo è veramente difficile stare in piedi, giocare, aspettare un rimbalzo, la palla ha sempre traiettorie stranissime, per cui non è facile provare a giocare a calcio, quindi abbiamo dato tutto quello che avevamo negli ultimi 10 minuti, quando, insomma, sembrava ormai tutto perso. Chiaramente, insomma, i ragazzi sono stati bravi a mantenersi ancora in gara, si sono sbilanciati, ma siamo riusciti a non prendere gol, abbiamo dato tanta pressione e poi abbiamo il nostro Picci che al momento giusto tira fuori sempre qualcosa dal cilindro e ci dà sempre la partita, perché a lui bisogna solo avere pazienza, ma durante la gara prima o poi se l'inventa la sua situazione. Oggi, insomma, c'è da dire che veramente, ma quello che dicevamo anche gli altri giorni, i segnali sono tutti positivi, i ragazzi si allenano a mille davanti a tante difficoltà, a tante situazioni che probabilmente col calcio c'entrano poco, però loro sono bravi a tenersi fuori da tutto, ad allenarsi con grande serietà, e quando entrano in campo, sono, fino a che c'è la speranza, non mollano mai. È una squadra che ha mostrato queste caratteristiche e spero che con la forza del gruppo possa mantenere questo stato delle cose, perché così diventa veramente difficile batterci. Senza penalizzazione, mister, i punti sarebbero 18, è vero, siamo ancora a fine ottobre, ma è una bella soddisfazione per tutti. Sì, soprattutto pensando quando siamo partiti, voglio dire, questa squadra non aveva alcuna credibilità, io dovevo essere il primo allenatore a essere esonerato, noi avremmo fatto un campionato nelle ultime posizioni, questo era quello che tutti quanti dicevano. Noi siamo stati bravi a tenere duro, ad avere pazienza, a costruire un pezzetto alla volta, e così stiamo andando avanti senza montarci la testa, perché, come dici tu, insomma, sono ancora poche le partite, quindi è tutto dentro e tutto può succedere. Però da parte nostra c'è questa grande volontà che ci permette poi di tirar fuori sempre grandi prestazioni, di non mollare mai e di riuscire poi alla fine a ottenere quello che vogliamo, perché questa squadra, come dicevi tu, non deve morire mai.